Forse possiamo anche togliere questi. Forse poi ce la possiamo pure togliere. Noi questi tre. Parliamo, sì. Siamo abbastanza allora, distanziati. Quinta A, quinta B, quinta D. Abbiamo come ospite appunto il dottor Caviglia, che ha scritto questo libro che qualcuno di voi già ha cominciato a leggere, Guida inutile di Roma. Siamo dentro a un progetto complessivo che abbiamo chiamato, guidato dalla professoressa appunto Matis, chiamato salvaguardia del patrimonio culturale. No, stavo vedendo dove ho messo il mio libro, eccolo lì. E abbiamo appunto invitato il dottor Caviglia perché ha scritto questo libro che ci sembrava un'occasione proprio interessante. Allora, intanto ve lo devo in qualche maniera presentare. Lui ha lavorato come giornalista per testate importanti come l'Indipendente, la Repubblica, il Panorama. Ha scritto un studio storico sull'identità salvata, gli ebrei a Roma tra fede e nazione, proprio tra il 1870 e il 1938, e poi si è dedicato a delle ricerche, diciamo così, storiche, perché la sua passione è la storia, guardando prima di tutto la Roma ebraica e poi il Tevere. Quindi due focus, diciamo così. Questo lavoro è un lavoro di ricerca storica, ma più che altro di divulgazione, di presa di coscienza delle trasformazioni che avvengono in questi due ambienti. E quindi si capisce perché arriva a lavorare anche ad una mostra che è stata presente all'Anagrafe, se non mi sbaglio, no? Per lungo tempo, una mostra fotografica che ci faceva vedere appunto Roma come era. Vedete, foto d'epoca e aneddoti per vedere e vivere la storia della città. Il libro di cui parliamo, ci diciamo subito che è un libro appunto che ha un titolo un po' strano. Una guida inutile. È inutile se la prendiamo come il tom-tom per cui dobbiamo girare, ma in realtà se la prendiamo come una macchina del tempo diventa l'occasione per rivisitare, rivedere con occhi del passato, ma anche con la coscienza delle trasformazioni, la città in cui ci muoviamo. Voi delle volte fate un po' fatica a memorizzare, quando noi parlavamo anche prima, no? La professoressa Matis dice ma loro sanno di che stiamo parlando, cioè hanno presente queste strade, forse non ci avete un'attenzione forte alle strade, i luoghi. In realtà ce lo dicevamo con il professor, con il dottor Caviglia, ci dicevamo forse noi giravamo un po' a vuoto di più la nostra generazione per le strade di Roma e a forza di girare poi abbiamo preso coscienza della grandezza, dello spessore, delle pietre che toccavamo, in cui ci muovevamo. Ecco, girare per Roma vorrebbe essere il punto d'arrivo in un certo senso anche del progetto della salvaguardia, quindi vedrete che poi vi chiediamo anche di andare in giro, di fare delle foto, no? E questo è un primo tassello, un riguardare attraverso questo libro una Roma che è cambiata tanto. Era una piccola, quasi una città di provincia, potremmo dire oggi, perché 220.000 abitanti nel 1870, era una città abbastanza chiusa, isolata anche un po' culturalmente, perché dal 60 c'era stata l'Unità d'Italia, e il papato si era un po' rinchiuso in se stesso per tanti motivi storici.
È una città che appunto diventa prima capitale di un impero, prima di un regno, e quindi c'è tutta una trasformazione, vedremo qualche foto, no? Invenzione di quartiere che non esistevano, prati. Prati erano prati, per esempio. Oppure poi a un certo punto diventa città di un impero, allora trasformazioni per evidenziare questo aspetto dell'impero. Poi diventerà finalmente, dopo l'esperienza dell'occupazione, bisogna dirsi e non dimenticare che in mezzo c'è l'occupazione nazista, diventa una città capitale della Repubblica. Allora io, la prima domanda che mi viene spontanea da fare è, dice, ma come mai uno che ha lavorato tutta una vita come giornalista nel frattempo si dedica a ricerche storiche, no? Sì, tanto grazie per questo invito, grazie a voi per aver dedicato attenzione a questo mio lavoro. Mi fa veramente piacere avere poi un pubblico così giovane. E, beh, la storia, come tu hai giustamente detto prima, è, per me è stata sempre una grande passione, quindi io anche come giornalista, pur occupandomi di cose diverse, perché non mi sono mai occupato di cultura come giornalista, mi sono occupato di politica e di economia, però diciamo, ho sempre conservato questa passione e forse anche un po' un punto di vista influenzato dalla mia passione per la storia anche sulla mia attività professionale, con il gusto dell'approfondimento, della ricerca. E quindi sono due cose che sono andate un po' parallelamente nell'arco degli anni, spesso non incrociandosi, se non appunto nella mia sensibilità, che poi alla fine sempre di scrivere si trattava, e quindi le due cose si sono probabilmente contaminate anche in modo positivo. Per quanto riguarda questo libro in particolare, e giustamente tu hai detto che è un titolo un po' bizzarro, secondo me molto brillante, ma non è mio, ecco, l'idea è dell'editore, di Intramenia, questa casa editrice, una piccola casa editrice napoletana specializzata in lavori divulgativi sulla storia di Roma e sulla storia di Napoli, sempre con delle belle illustrazioni, con una serie di aneddoti, di tutto ciò che può attirare il lettore e rendere più leggera la comunicazione della storia di una città, e che quell'editore per il quale io avevo già scritto due libri, sempre con questo stesso taglio, diciamo, di racconto della storia dei luoghi intrecciato con quella della grande storia, e uno sulla Roma ebraica e l'altro sul Tevere, come ricordavi prima, e a un certo punto, che erano diciamo, entrambi stati apprezzati, e quindi l'editore a un certo punto mi fece questa proposta, dice io voglio fare un libro che si chiama Guida inutile di Roma, che per me è stata un po' una folgorazione, perché da una parte mi ha spiazzato naturalmente, ma mi ha anche molto incuriosito, e ho pensato che potesse essere una cosa sfiziosa, una bella occasione. E perché? Perché inutile sta per rappresentare il fatto che i luoghi di cui si parla non esistono più, o non esistono più nella stessa forma con cui noi li andiamo a raccontare, perché nel frattempo hanno subito delle trasformazioni molto profonde. Devo dire che l'idea iniziale dell'editore era un po' diversa da come poi lo abbiamo realizzato, perché io poi ho accolto con entusiasmo la sua proposta, ma l'ho anche abbastanza modificata. Perché l'idea iniziale dell'editore, e questo è un altro aspetto che vi può essere utile tenere presente, era di concentrare l'inutilità, diciamo così, di questa guida nello scarto che c'era fra i luoghi come sono adesso e come erano stati descritti nell'arco dei secoli dai letterati e dai viaggiatori che dal 1500 almeno in poi avevano l'abitudine di venire a Roma e farne una tappa importante della loro formazione. Ecco, questo è un elemento che vi può essere utile tenere presente, perché Roma è percepita da molti secoli come una città straordinaria, e in effetti lo è, anche se poi noi romani effettivamente spesso e volentieri ci dimentichiamo un po' di questa straordinarietà e tendiamo a darla per scontata, perché quando uno magari tutte le mattine per andare al lavoro, a scuola, passa davanti al Colosseo o a Piazza di Spagna, quelli che hanno la fortuna di vivere da quelle parti, lo considera come una cosa normale, ma ci sono persone che nell'arco dei secoli hanno ritenuto che passare un periodo a Roma fosse fondamentale per la loro formazione culturale e forse anche spirituale nel senso più ampio, perché Roma è un tale concentrato di storia,
di arte e di bellezza che non ha uguali nel mondo. Proprio non ha uguali nel mondo, nemmeno, ecco, l'area archeologica dei fori imperiali è qualcosa che non esiste da nessun'altra parte del mondo. Una tale concentrazione di resti antichi. E quindi questi intellettuali e questi eruditi venivano a Roma nei secoli scorsi per vedere le cose che avevano studiato sui banchi di scuola. E siccome alcuni di questi poi erano o sono diventati poi successivamente degli scrittori famosi, e mentre stavano qua scrivevano le loro lettere a casa o scrivevano i loro diari, hanno dato vita a un filone letterario che era il filone letterario della memorialistica sui viaggi a Roma. Goethe ha scritto un libro che si chiama Viaggio in Italia, e Stendhal ha scritto un libro che si chiama Passeggiate Romane, in cui descrivevano quello che vedevano. Allora, l'idea dell'editore era di mettiamo a confronto queste descrizioni con i luoghi come sono adesso e facciamo risaltare il contrasto. L'idea mi sembrava interessante, però ho anche pensato che a un certo punto questo era un po' troppo limitato, era forse troppo povero, era lunga, rischiava anche di risultare noioso se fosse stato solo questo. Allora, mi è ritornata alla mente una mia vecchia passione, diciamo di appassionato di storia, che è quella della grande trasformazione di Roma dopo il 1870, qui professor Guerrieri accennava poco fa, e cioè un fenomeno che pure questo ha pochi eguali fra le grandi città europee, perché Roma era, abbiamo detto, un paesone, aveva 220.000 abitanti, è diventata da un giorno all'altro la capitale di un grande stato moderno, e quindi questo ha comportato una trasformazione che probabilmente sì, altre città hanno avuto, perché certamente anche Parigi si è trasformata alla metà dell'Ottocento, con un modello urbanistico che poi è stato imitato da molte altre città d'Europa, ma intanto quella trasformazione è avvenuta parecchi decenni prima. E poi non è avvenuta in un'area così piena di resti della storia antica e di manifestazioni dell'arte. Quindi a Roma, e poi è avvenuta, diciamo, in quel caso su scala inferiore, perché Roma è passata da 220.000 nel 1870 al milione di abitanti degli anni 30 del Novecento. Quindi c'è stata una tale esplosione di popolazione, tra parentesi, non per la demografia dei romani, per un aumento di popolazione interno, ma perché molte persone sono venute ad abitare a Roma in seguito al suo ruolo di capitale dall'esterno, quindi piemontesi all'inizio, quelli dell'amministrazione del nuovo Stato italiano, e poi molti anche dalla campagna romana, dall'agro-romana, dalle regioni circostanti, dall'Abruzzo, dalle Marche e così via. Quindi questo ha reso indispensabile la nascita di nuovi quartieri, quindi dove c'erano i prati, ora c'è un quartiere che appunto è tutto di quel periodo là, è stato costruito tutto nell'Ottocento, prima non c'era niente, si chiamavano prati di Castello, perché erano i prati che stavano intorno a Castel Sant'Angelo. Ma lo stesso vale per l'Esquilino, l'area dell'Esquilino intorno alla stazione Termini era aperta campagna punteggiata di grandi e magnifiche ville della nobiltà romana. Cioè Roma aveva questa corona di ville che stavano intorno al vero centro abitato, che la rendevano pure questa unica, diciamo, nelle grandi città europee, perché erano delle ville veramente magnifiche, un po' cadenti, perché la nobiltà romana spesso era un po' male in arnese dal punto di vista economico, non si sapevano fare bene i conti, quindi magari questi palazzi erano un po' diroccati, però erano dei palazzi rinascimentali, disegnati da grandi architetti, con dei giardini, delle fontane, le statue antiche. Alcune di queste cose si possono vedere ancora, una per esempio in particolare, io la trovo molto buffa e interessante, c'è incastonato nelle mura aureliane un busto di Alessandro Magno, realizzato nel 500 da un autore anonimo, non particolarmente famoso, però è un bel busto, che sta incastonato nelle mura aureliane, c'è ancora là. E a suo tempo era il confine di una delle ville più belle di Roma, che era Villa Ludovisi, il cui confine era dato dalle mura aureliane, era una specie di mezzaluna che andava da Porta Salaria, dove c'è la Rinascente, non so se avete presente, Piazza Fiume, e a scendere arrivava fino a, grosso modo, all'altezza dell'ambasciata americana, e tutto quello che c'era in mezzo era giardini, boschetti, fontane, collezioni di arte, diciamo, di marmi antichi. E quel bus, quindi
le mura aureliane erano il confine di questa villa, e si vede, io ho pubblicato nel libro una foto in cui si vede questo busto della Santa Magna con un vialetto alberato, un posto molto poetico e magnifico. Ora, se ci andate, il busto c'è ancora, ma si vedono le macchine parcheggiate, quei cartelli stradali, e in quel tratto di mura aureliane, e non c'è nemmeno una targa che dica che cos'è e da dove viene. Questo pure rappresenta un po' una delle contraddizioni della Roma. Sì, di noi dicevamo prima, in un momento di preparazione, in un certo senso a questo momento insieme, tenete presente, non so, Villa Borghese con tutto il parco di Villa Borghese, c'era la stessa cosa dall'altra parte delle mura, dall'altra parte delle mura, dove adesso c'è la città, ha tutto pieno, tutta piena di case, e è la città che arriva fino a Termini, per capirci, perché appunto bisogna aver presente che è una città molto verde, lo è ancora, per fortuna. Ma allora lo era molto di più. Ma allora lo era molto di più. E infatti quando sono state fatte queste operazioni immobiliari, cioè è stato diviso il terreno in lotti e poi sono state vendute per le costruzioni, ci furono degli intellettuali europei che lanciarono l'allarme, dissero: ma guardate che state distruggendo Roma, state distruggendo un patrimonio dell'umanità. Però poi le esigenze economiche e anche funzionali della città, perché poi dall'altra parte qualcuno obiettava pure sì, sarà anche patrimonio dell'umanità, ma poi è comunque una capitale, ci dovremmo spostare, ci dovremmo far passare le carrozze prima, poi le automobili, eccetera. La città indubbiamente aveva bisogno di essere modernizzata, perché la Roma dei Papi era una città così piuttosto arretrata, pochissimi servizi, nessuna attività produttiva o quasi. Quindi adesso non sta tanto a noi giudicare e condannare quelli che hanno fatto. Alcune cose sono state fatte indubbiamente in modo poco rispettoso dell'ambiente e della bellezza che c'era, però noi siamo qui fondamentalmente per raccontare. E dicevo, quindi, questo è un aspetto della grande trasformazione di Roma che probabilmente ha pochi termini di paragone altrove, e un altro termine, un'altra trasformazione importante è stata anche nel centro storico, perché non solo sono sorti questi quartieri che non c'erano dove c'era la campagna e sono sorti in modo massiccio, tutti con un'architettura che ha qualcosa in comune, perché più o meno sono gli anni fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, soprattutto diciamo fine dell'Ottocento. È anche un'architettura che ha degli aspetti belli, di pregio, insomma. Gli urbanisti lo chiamano stile eclettico, un po' fra liberty e qualcosa di assolutamente così originale e non strano. Ma dicevo, anche il centro storico ha subito delle trasformazioni di cui noi non siamo consapevoli in genere, perché non ci facciamo più caso, ma se voi pensate a Piazza Venezia, cioè, adesso vediamo magari. Nel libro ci sono delle immagini di com'era Piazza Venezia. Piazza Venezia era grande la metà, e tutta la metà verso il Campidoglio era tutta fitta di case, palazzi, alcuni anche belli, palazzi signorili, molto belli, per non parlare poi dell'impatto del monumento a Vittorio Emanuele II, il Vittoriano, quella massa bianca che sta sul Campidoglio, sul lato nord del Campidoglio, che anche lì non ci facciamo mai caso, ma se uno va là e si mette 5-10 secondi a guardare quello che c'è intorno, si rende conto che è un po' fuori misura dal punto di vista dell'impatto. No, proviamo, è gigantesco. Ecco. Proviamo proprio a entrare, no? Perché io volevo farti solo una domanda più di carattere generale. Cioè, quanto queste trasformazioni, dopo che diciamo hai fatto questo studio, ti sembrano proprio correlate alla vita politica? Perché adesso citavi, no? Cioè, c'è questo ruolo. Sono scelte precise, urbanisticamente precise, ma molto legate all'aspetto politico. Sì, infatti il bello di questo lavoro per me è che consente di raccontare, attraverso la ricostruzione delle trasformazioni dei luoghi, anche un po' la storia politica del paese e capire meglio la storia politica del paese. Perché poche cose più del Vittoriano e dello stravolgimento che ha comportato su tutta la piazza in quell'epoca danno l'idea di quanto fosse vissuto intensamente il sentimento nazionale, cioè il sentimento di appartenenza nazionale, prima del fascismo, naturalmente, molto prima del fascismo, nell'Italia liberale, era uno dei cardini della vita politica, e che in una misura che oggi noi stentiamo un po' a immaginare, perché noi siamo nati dopo il fascismo, dopo la caduta del fascismo, e quindi siamo cresciuti, specialmente la generazione nostra, con una diffidenza nei confronti del sentimento nazionale, di qualunque tipo di nazionalismo, perché rimandava a quell'estremizzazione, a quella
perversione in qualche modo che il fascismo aveva fatto del sentimento nazionale, ma anche nell'Italia liberale questo aspetto era centrale e in forme che oggi a noi sembrano anche un po' ridicole, francamente, ma d'altra parte l'Italia si era formata da poco, era uno Stato con una sua forte fragilità, era uno Stato giovanissimo, insomma, che si era formato proprio sulla base di un'idea nazionale in cui Roma rivestiva diciamo, un ruolo assolutamente dominante. Insomma. In nome di Roma una classe dirigente liberale, per lo più cattolica, aveva mosso guerra alla sede mondiale della religione cattolica. Insomma, quindi che Roma fosse e che le memorie della Roma antica fossero venute vissute con grande intensità e con grande enfasi faceva parte, diciamo, per non parlare poi del fascismo, ovviamente, perché poi quando arriva il fascismo c'è tutta l'operazione di via dei fori imperiali che centriamo. Poi magari ne parleremo più dettagliatamente, che ha un significato politico molto preciso. Insomma. Sì, forse noi non ci abbiamo tanto questa diciamo sensibilità, per esempio, a questo discorso sulla patria. Giustamente diceva, no? La nostra generazione invece guardava a questo termine patria. Calcolate che fino agli anni 90 non si diceva mai patria, i politici non usavano mai la parola patria, o meglio, lo usavano solo quelli dell'estrema destra. Si usava la parola paese, il paese, la repubblica, ma non si usava la parola patria. La parola patria è stata sdoganata, tra virgolette, negli anni 90 perché... avete presente tutti i discorsi che abbiamo fatto a proposito del giorno del ricordo e della situazione del ruolo anche dell'esercito nel contesto, diciamo, dell'occupazione tedesca dell'Italia? Bene, nel 90 si sono trovati tutti quei documenti a cui abbiamo fatto riferimento in quell'occasione. E il presidente Ciampi ha tirato fuori di nuovo questa sensibilità all'identità nazionale con il termine patria. Però vi posso dire che in quegli anni io andavo in giro per le scuole per un seminario e mi ricordo che un collega di Roma, del centro di Roma, quando facevamo questo corso d'aggiornamento su queste cose del 44 e del 45, in particolare sugli internati militari italiani che erano persone dell'esercito, soldati dell'esercito italiano internati dai nazisti, e lui disse: cioè, io quando sento la parola patria l'istinto mi spinge a mettere la mano in tasca e a cercare la pistola. Ecco, era un collega di storia e filosofia più grande di me, però per farvi capire come questa parola patria e quindi anche questi luoghi hanno un preciso significato. E come ci diceva giustamente, il passaggio dalla patria risorgimentale alla patria fascista ha fatto poi problema all'uso della parola patria nell'Italia repubblicana. Non è un caso che Mussolini abbia scelto Piazza Venezia come luogo delle adunate, tra parentesi, perché voleva saldare appunto il fascismo con questo mondo. Io direi, proviamo a entrare dentro a qualcuna di queste molte vie, in realtà lui descrive tantissime zone di Roma, gli studenti, alcuni hanno letto alcune parti in particolare e magari possono fare anche delle domande come lettori esperti. Ma io direi che adesso vediamo singole parti e se ci sono domande anche dirette, no? Senza, al di là di quelle che qualcuno di voi già ha preparato perché ha letto il testo, ma anche domande dirette. Allora, la prima immagine, tra le tante immagini che ci sono nel libro, la prima immagine che abbiamo messo è questa della stazione Termini, che è molto interessante. A me piace molto questa foto, innanzitutto per la
enorme diversità da quello che c'è adesso, che poi il criterio che ho seguito, tra l'altro, piccola parentesi, le foto di questa trasformazione sono moltissime e molto belle. Per lo più sono conservate in archivi pubblici, in particolare al Museo di Roma, all'Archivio Fotografico Capitolino e alla Biblioteca Nazionale, dove c'è una collezione che si chiama Ceccarius, di un grande studioso di cose romane che raccoglieva fotografie, e sono tutte disponibili. Quindi a me piacerebbe, io l'ho fatto nel mio piccolo, facendo quella piccola mostra, che fossero più divulgate, più valorizzate, più... Alcune, per esempio, si possono vedere anche online, se uno va sul sito della Biblioteca Nazionale e si cerca la collezione Ceccarius, si può passare del tempo a vedere le foto della vecchia Roma. Vi consiglio di farlo, perché alcune... Sì. Come no? Essere. Dunque c'è disponibile online sicuramente l'archivio fotografico Capitolino, bisogna poi districarsi un po' nella, però si trovano abbastanza facilmente, dove c'è tra l'altro una bella serie di foto sul Tevere molto, che vale molto la pena secondo me, e la Biblioteca Nazionale Centrale, che c'ha questa raccolta Ceccarius, dove ci sono tante foto di Roma. Il Museo di Roma, che ha delle foto bellissime, purtroppo non le ha messe online, però credo che si possano eventualmente lì vedere, diciamo, in loco, se uno va con i cataloghi. Io non l'ho potuto fare perché era durante la pandemia, non me l'hanno fatto fare. Invece l'Istituto Luce ha qualcosa online disponibile, filmati, non so se ha anche foto. Mi sembra anche foto. Comunque io non le ho Archivio utilizzate, Capitolino, non lo so. Capitolino, quindi è Biblioteca Nazionale. Biblioteca Nazionale, si vedono online tranquillamente. Okay, grazie. Figurati. Ecco, diciamo, no, questa è molto bella perché rappresenta la prima stazione di Roma, la stazione Termini, che ha appunto il tipico stile dell'epoca, insomma, no? L'architettura è quella, io la trovo molto, molto elegante, poi è stata buttata giù completamente perché era troppo piccola, quindi già negli anni 30 ci si è resi conto che era troppo piccola, hanno cominciato i lavori per farla diversamente, e l'hanno anche spostata perché l'hanno... credo arretrata rispetto a questa posizione, beh, questo non si vede chiaramente a che punto è della piazza in questa foto, e è stata fatta durante il fascismo, la nuova stazione Termini, e infatti se vedete le fiancate della stazione Termini, hanno un'architettura che è proprio quella tipica dello stile fascista, sembra l'Euro, insomma, no? Tutto quel marmo bianco con le arcate, però poi i lavori si sono interrotti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e la testata della stazione, l'ingresso, è stato realizzato nel 1950, credo in occasione del giubileo, e infatti in stile completamente diverso dalle fiancate. Questa è una stratificazione moderna di Roma che sfugge all'occhio, diciamo, della maggior parte delle persone, ma è significativa perché a me tra l'altro piace, no? Non mi dispiace l'ingresso della stazione Termini, è molto informale, molto aperto, è vetro e cemento, però è molto singolarmente in contraddizione con le fiancate che sono state fatte una decina d'anni prima in pieno regime fascista. Sì, era fatta appunto negli anni 30, calcolate che l'avevamo citato quando abbiamo parlato... No, attenzione, negli anni 30, la nuova. La nuova, le fiancate, la nuova, sì, è stata abolita questa, è stata distrutta questa negli anni 30, e se vi ricordate, quando poi ritorneremo su questo tema, quando Hitler viene a Roma nel 38... la stazione non è completa. E allora che fa Mussolini? No, non questa. Non fa... Questa è stata distrutta negli anni 30. Certo. La nuova non è ancora completa. Allora sì. Mussolini fa costruire la stazione Ostiense, ex novo, che infatti ha queste colonnone appunto stile EUR, per accogliere in una stazione nuova e fiammante. Sì, e anche... per avere il pretesto per farlo passare per via dei esatto, Fori Imperiali. E posso dopo, dico, dopo ci ritorniamo perché c'è questo collegamento con i fori. Vuoi dire qualcosa, Paolo? No, chiarire un attimo, perché è stato scelto questo posto per la stazione già nell'Ottocento? Sì, e questa è una buona domanda. E effettivamente questa stazione è stata fatta in uno spazio che era di una villa, che si chiamava Villa Montalto Peretti, ed era stata la villa più grande di Roma dentro le mura, ed era stata fatta costruire da Sisto V nel 1500. E la villa però poi era andata in decadenza, perché era una villa
molto grande, poi era passata di mano varie volte, gli eredi l'avevano venduta, alcuni non l'avevano poi più abitata e così via, e a un certo punto Pio IX decide di impiantare una stazione a Roma, proprio lì. I proprietari, che erano la famiglia Massimo, cerca di opporsi, però diciamo, questa zona era considerata il naturale ingresso della Roma futura, perché era leggermente periferica rispetto al centro, ma era anche molto servita, c'era l'acqua, c'erano delle strade di accesso, tutte cose che aveva fatto fare Sisto V, perché si era fatto fare la sua villa là e quindi l'aveva diciamo, contornata di servizi, e quindi si decise di fare la villa qua, quindi la stazione qua. Questa stazione, il primo nucleo di questa stazione è stato già costruito alla fine potere temporale dei papi, poco prima della breccia di Porta Pia, però era un rudimentale scalo. Io ho pubblicato anche una foto, si vede, uno scalo merci, era praticamente, c'erano tre binari che arrivavano, dopodiché cade lo Stato Pontificio, arriva la metà, e poco dopo, allo stesso architetto che aveva progettato quel primo insediamento, venne commissionata questa stazione, che viene realizzata proprio già negli anni 70, è una delle primissime cose che si fanno nella Roma italiana. E lui fa questa stazione, tra l'altro aveva, perché ci sono testimonianze scritte, un mosaico antico nella sala d'aspetto, doveva essere molto bello, ma che oltretutto poi si è perso, non si sa dove sia finito, quindi questa è un'altra... Sì, qualcuno ipotizza che ci hanno fatto quella sala del mappamondo, sì, di Piazza Venezia, e tanto per renderci conto, siamo sempre appunto seconda metà dell'Ottocento, il treno è un protagonista assoluto di questo, certo, periodo. Se andate alla Monte Martini, come si chiama, aiutami, alla centrale di Monte Martini, trovate il treno di Pio IX. Treno fatto apposta con dei vagoni in cui c'è la cappella, c'è la sala per il convegno e c'è il balcone da cui, passando con il treno, Pio IX si poteva fermare e poteva, sì, salutare. Pio IX era molto conservatore in politica, ma pare che fosse affascinato dalla tecnologia moderna. E si segnala per la discontinuità, perché ho letto da qualche parte che il suo predecessore, mi pare fosse Leone XIII, ricordo male, il predecessore di, sì, Pio IX, definiva le ferrovie una manifestazione del demonio. Quello Benedetto XV. Ah, Benedetto XV. Benedetto XV. È una manifestazione del demonio. Sì, sì. Quindi, Giosuè Carducci, se lo avete fatto in letteratura italiana, ha questa descrizione lo stesso del treno, molto interessante, e siamo veramente nello stesso contesto storico. Andiamo in un'altra piazza, assolutamente irriconoscibile. Questa è assolutamente irriconoscibile. Si riconosce solo dall'Esquilino, dall'obelisco, perché questa è Piazza dell'Esquilino, dove ora c'è appunto una piazza dove si passa, e poi si... Non si vede qui, ma in alto c'è il retro della Basilica di Santa Maria Maggiore. No? Io ho cercato sempre di scegliere delle foto in cui ci fossero degli elementi che aiutino a capire che si tratta dello stesso posto, ma mostrandole assolutamente diverse. E questo, secondo me, aumenta un po' la curiosità e il fascino. Qui si vede l'obelisco di Piazza dell'Esquilino e dietro si vede uno dei palazzi di questa villa Montalto Peretti, che era quella dove poi più a nord, più in alto ancora, no, più a nord, più a est ancora, poi è stata costruita la stazione Terni. Insomma, basta vedere questa foto per capire quanto è cambiata la zona, insomma, c'è poco da dire. Lì erano boschi, boschetti, giardini e palazzi signorili, e adesso c'è un quartiere normalissimo, insomma. Cambiamento radicale lo vede il Tevere. Ecco, il Tevere è un tema molto bello, secondo me, di questa trasformazione, perché è forse il simbolo di questa trasformazione. Il Tevere, come forse qualcuno di voi saprà, non aveva gli argini alti che ha adesso, come si vede da questa foto. Questa foto è presa grosso modo da quello che oggi è Ponte Margherita, insomma, comunque verso Piazza del Popolo, guardando verso sud, insomma, verso l'interno di Roma. E come vedete la costa è una costa bassa, a destra non c'è quasi nulla perché ci sono i prati, dove adesso c'è il quartiere Prati, e a sinistra c'è il grosso dell'insediamento della città, cioè
a sinistra c'è Via del Corso, il Pantheon, non mi sbaglio. E come detto? Quello dovrebbe essere, è il Pantheon, dico quella... No, no, quello non è il Pantheon, quello è la cupola che c'era sopra il mausoleo di Augusto. Ah, è quello del sì, so. Dove c'era un teatro, che, dentro, esatto, che si chiama Teatro Correa. Sì, è quello che abbiamo visto prima nel... Il mausoleo. E la cupola invece sulla sinistra dovrebbe essere la chiesa di Santi, come si chiama, quella che sta a Via del Corso, San Paolo, Santi Paolo e adesso non mi ricordo, comunque una chiesa di una certa importanza. E, vabbè, questi poi sono i lavori del Tevere. Ecco, questo dà l'idea di che cosa si è fatto sul Tevere, perché il Tevere, come dicevamo, era una riva bassa a livello della città, ma questo esponeva la città delle inondazioni, che sono state una piaga per molti secoli nella città, cioè Roma veniva ogni un certo numero di anni veniva inondata con danni, con morti, e l'ultima inondazione importante ci fu proprio 3 mesi dopo l'ingresso di Roma nel Regno d'Italia. Quindi 3 mesi dopo che i bersaglieri sono arrivati, si era preso possesso nella città, il re non si era ancora insediato, che si doveva insediare nei mesi successivi, quando una grande alluvione sommerse dalla città, cioè il Tevere sondò, e questo costrinse Vittorio Emanuele II a venire a Roma in fretta e furia dalla notte da Firenze per stare vicino a questi nuovi sudditi romani nel momento della difficoltà. E da allora iniziò un dibattito su come si sarebbe dovuto mettere Roma al riparo dalle inondazioni, e si decise di fare questi grandi argini che si vedono lungo tutto il corso urbano del fiume. E questo è un tratto dei lavori. Quello che si vede in fondo è il ponte che sta all'altezza di Piazza del Popolo, il ponte di Gianmarghieta, che era in costruzione. Un altro tema interessante è quello dei ponti, perché quando Roma è entrata nel Regno d'Italia, in tutta la città c'erano 3 attraversamenti del fiume. Uno era quello del... Anzi, ce n'erano 4. Uno era quello del Ponte Rotto, che adesso c'è solo un'arcata, ma ce n'erano 3, che poi sono state fatte saltare con la dinamite, pensate un po', perché si pensava che ostruissero lo scorrimento del fiume e favorissero le alluvioni. E poi c'era a cui era stato messo un prolungamento di ferro. Poi c'era l'attraversamento dell'isola Tiberina, i due ponti, uno quello dalla parte del Ghetto e l'altro dalla parte di Trastevere. Poi c'era Ponte Sant'Angelo e infine c'era Ponte Milvio, che era però fuori dall'abitato. Per il resto non si attraversava il fiume, c'erano le barchette, cioè si attraversava il fiume in barchetta. Ponte Sisto forse c'era, no? Ponte Sisto. Non l'ho detto, Ponte Sisto, ho mancato di dire Ponte Sisto. Certo c'era Ponte Sisto. Erano pochi rispetto adesso. Assolutamente. Una delle prime cose che hanno fatto le amministrazioni dell'Italia, della Roma italiana, è stata costruire ponti. Sì. Ponte Garibaldi e tutti quelli che... Come dico agli studenti, qui emerge il nonno che comincia a vivere in me. La mia bisnonna è morta nel 1870 proprio a causa dell'alluvione. Ma dai. Perché loro avevano un cambio dei cavalli e una trattoria presso Porta Portese, viale Trastevere, scese per vedere la condizione delle botti, si bagnò e rimase bagnata per tanto tempo, ebbe la polmonite, e in quel momento la penicillina era ancora un medicinale, e quindi perse la vita in quell'occasione. Questa la tua bisnonna? La mia bisnonna, sì, sì. Quindi questo del 1870? 1870, esattamente così. Sì. E l'altra cosa interessante, no? Questo che diceva dei bastioni. I bastioni sono il criterio, se voi andate nel nord Italia, sono il criterio dell'argine di tutti, di tutte le città del nord Italia, quindi era il criterio piemontese. C'era stato un progetto di cambiamento del percorso del fiume, invece, da parte dell'amministrazione del 1849, ve la ricordate, la Repubblica Romana? C'erano degli architetti garibaldini che avevano prospettato una biforcazione prima dell'Aniene per drenare una parte. E poi questo fiume. Progetto entrò nel dibattito politico, esatto. E Garibaldi lo sostenne, e poi però non venne approvato e si passò a questa soluzione qua, che era quella che dava più affidamento di contenimento del Tevere, e in effetti ha funzionato, perché da allora fortunatamente non ci sono state più vere e proprie alluvioni, però a prezzo di una separazione del fiume dalla città, che dal punto di vista urbanistico non è...
una bella cosa. E anche del sacrificio dei porti, Porto di Ripetta. E poi due specialmente il Porto di Ripetta, che era un gioiello architettonico, è stato completamente interrato. E quindi, se vedete le foto, la foto di copertina del libro è proprio il Porto di Ripetta. Cioè c'era un porto all'altezza, grosso modo, dell'Ara Pacis, dove appunto si passeggiava, si arrivavano le barche. Questo è Ponte Sisto. Questo è Ponte Sisto perché un altro tema così interessante, sfizioso a proposito del Tevere, è quello dei fiumaroli. Cioè, il Tevere era molto vissuto, quindi la gente ci andava a fare il bagno, ci andava a prendere il sole, e in un'epoca in cui non era tanto bello vedere la gente che si spogliava, eccetera, si mettevano dentro queste capanne per non dare scandalo e non farsi vedere spogliati. Sono come delle gabine nell'acqua, praticamente in cui sì. Tu entravi. Spogliava dentro e poi si scivolava dentro l'acqua. Sì, sì, esattamente. Ma forse si stava anche, non so se la parte di là è aperta o no, francamente, però forse si stava anche, diciamo, nell'acqua del fiume al chiuso, questo non lo so. Però forse si entrava a nuotare di là, questo non saprei dirlo. Però questa foto è molto vecchia, perché negli anni 70 dell'Ottocento si costruì si misero dei mensoloni sopra Ponte Sisto, che acquisì una fisionomia diversa. Per ampliarne la portata del ponte, non so, qualcuno, forse tu, Claudio, lo ricorderai, Ponte Sisto non era mica come oggi, è stato ripristinato come oggi, in occasione del giubileo del 2000. C'aveva una piattaforma di ferro battuto, molto larga, dove passavano pure le macchine. E qui non c'è nella foto, siccome quel lavoro lì è stato fatto alla fine degli anni 70, questa foto è dei primi anni 70 dell'Ottocento, chiaramente, e dove sì, ci sono queste capanne dove la gente si andava a fare il bagno, insomma, che dimostrano quanto il fiume, a parte che poi, vabbè, ovviamente non ci sono i Lungotevere, è tutto molto diverso, no, da oggi. Le case sono a strapiombo sul Tevere. Le case facevano da argine in alcune zone. Ce n'è una del ghetto in cui si vede proprio palesemente, cioè il retro delle case è proprio sul fiume, ma anche all'altezza di Castel Sant'Angelo c'era un palazzo signorile piuttosto bello che faceva da argine del Tevere. Andiamo avanti e andiamo appunto alla zona di Prati e il quartiere della Spina. Questo è Viale Angelico, e vi rendete conto di quanto è cambiato. Di quanto è cambiato. Viale Angelico, ci avete presente qual è? Dove sta il Giulio Cesare, il cinema? Quella zona lì, forse questo, sì. Il cinema. Piazza Mazzini. Piazza Mazzini. La zona di Prati è tutta quella zona appunto. Come vedete, sono tutti prati. Sono proprio prati, in senso stretto. E vedete, San Pietro è tutta libera, non c'è nessuna casa. Ecco, la vista casa. Di San Pietro era assolutamente libera. Cioè tutto il settore, diciamo, che guardando San Pietro è a destra, praticamente era subito campagna. I pellegrini già dal 500 venivano da Monte Mario e da lì era tutta campagna fino a San Pietro. Quindi c'era la prima apparizione della Basilica da Monte Mario e poi la via Francigena appunto arrivava fino a San Pietro. E entriamo, e qui c'è qualcuno anche che ha letto, quindi entriamo in questo quartiere che viene chiamato La Spina. Dove ce l'hai? Non so più dove c'ho il telefono. La Salà. Mi sono scordato di... Se intanto gli fai vedere, no, questa masoneria, che è quello che diciamo prima. Sì, no, i ragazzi poi l'hanno visto anche ieri in Quinta D, avevo fatto vedere questo nucleo centrale, no? Vedete in questa via che è prospiciente la piazza di San Pietro, quella è la spina cosiddetta di Borgo, che è stata diciamo demolita per far posto a Via della Conciliazione, come abbiamo visto ieri. E anche là si è spostato. Cioè alcuni palazzi sono stati spostati più indietro, perché vedete che è sbiego rispetto all'ingresso di San Pietro. Su questo qualcuno aveva cominciato a leggere, aveva letto, no? Sì, io direi di cominciamo a fare domande, perché il tempo scorre e invece magari hanno interesse sì, a chiedere qualcosa.
chi è che aveva letto questa parte? Forse i ragazzi della Quinta. Non era finito. Antonio? Volevate fare qualche domanda? Se venite per il microfono qui sotto, se no non si sente. Questo, vedete, è, questo è la spina che c'era, dall'alto. Quello che c'era, diciamo, dove adesso c'è Via della Conciliazione. Vedete, anche questo. Anche questo vi fa vedere un po'. Comunque, la mia era domanda un po' più su cosa ne pensasse lei di tutta l'operazione che è stata fatta sulla spina di Borgo. Lei pensa che sia stato una... Nel senso, sia stato giusto fare un cambio così radicale alla struttura della strada? E si poteva trovare un compromesso? C'era una... Non so, secondo lei c'era un modo per poter conservare gli edifici della spina di Borgo e creare una nuova strada, un nuovo accesso per San Pietro? Ma ovviamente questa è una domanda molto difficile, perché io poi, diciamo, all'epoca ci fu un fior di dibattito, anzi non all'epoca, per secoli e secoli ci fu un fior di dibattito, perché l'idea di poter mostrare la piazza del Bernini col colonnato da lontano ovviamente affascinava tutti da molto tempo, però non si faceva proprio perché comportava grandissimi problemi, non so, tipo così, materiale, urbanistico, eccetera, ma anche dal punto di vista culturale, perché significava buttare giù un insediamento che aveva molti secoli di vita. La mia, qui veramente entriamo, ragazzi, entriamo nel campo delle preferenze personali, nel senso, uno può dire a me Via della Conciliazione mi piace oppure non mi piace. Personalmente io non sono per questa monumentalità, non mi piacciono queste cose, perché poi temo che poi alla fine restino un po' senza vita. Cioè, Via della Conciliazione certamente offre la vista di San Pietro da lontano, e questo è sicuramente un qualcosa in più che offre alla città, però è anche vero che è diventata una via di scorrimento. Cioè, prima c'era un insediamento, c'erano dei palazzi, c'era una vita, e c'era pure la sorpresa di arrivare poi alla piazza di San Pietro dopo, all'improvviso, no? Io ho messo all'inizio di questo capitolo, ho messo delle citazioni di autori. Per questo è l'unico in cui abbiamo messo una citazione di un personaggio contemporaneo, che è Alberto Sordi, non so se l'hai vista, in cui lui racconta quando era ragazzino di 5-6 anni, il padre lo ha portato per la prima volta lì, l'ha portato in una trattoria della zona, poi dice adesso ti porto a vedere una bella cosa, e racconta di come per mano di suo padre abbia attraversato questi vicoli e vicoletti della spina di Borgo e si è trovato poi improvvisamente di fronte alla gigantesca piazza San Pietro, e si è rimasto assolutamente a bocca aperta, affascinato. Ecco, questo effetto qui non c'è più, chiaramente, perché tu la vedi da lontano, e poi, però ecco, ripeto, io vi posso dare in questo caso la mia preferenza personale dal punto di vista architettonico, insomma. Ci sono varie scuole di pensiero. Vedete che c'è anche il tram che ci passava. Questa foto io la trovo straordinaria, perché, e credo che nessun altro non l'abbia mai pubblicata, mentre alcune si sono viste in giro, anche di quelle che ho utilizzato io. Questa l'ho trovata per caso alla Biblioteca Herziana, ed è la foto della demolizione appena avvenuta di una parte della spina. Però si capisce, cioè, se uno la mette accanto a quella in cui si vedono i palazzi con la cupola che svetta, non tanto questa, quella... Aspetta che sto sbagliando tasto. Ecco, questa qua, uno capisce esattamente cosa è successo. È questo. Cioè, questi palazzi qua hanno fatto Piazza Pulita, l'hanno buttati giù, e quindi cambiando completamente, insomma, l'aspetto del quartiere. Questa pure è bella. Questa sì. È l'inaugurazione. Della demolizione. C'è, cioè, Mussolini sempre col piccone. Abbiamo citato prima il piccone, il piccone di Mussolini. Piccone demolitore. Con cui si toglieva il Medioevo e si tornava all'impero. Esatto, perché lì avevano questa concezione per cui tutto quello che era dopo la Roma antica quasi quasi non valesse nulla. E questo, c'è qualche altra osservazione, domanda sulla spina, o andiamo avanti?
Andiamo avanti, andiamo a Piazza Venezia. Questa pure foto è impressionante, anche se non è facile metterla a fuoco. Quello sulla destra è Palazzo Venezia, che è ancora lì, in tonso, è al suo posto. Ma quello corto che sta messo in modo perpendicolare è un palazzetto che ora non c'è più, si chiamava Palazzetto Venezia e chiudeva la piazza. Quindi Piazza Venezia si chiudeva alla fine di Palazzo Venezia. Dopodiché dietro quel palazzetto lì, di cui qui si vede l'ultima parte della demolizione, terminava Piazza Venezia e da lì in poi c'erano vie viuzze che portavano fino al Campidoglio. Adesso c'è l'angolo, vedete, ci sono gli archi della chiesa. Questa che sta sul lato. L'angolo fa Piazza Venezia e Piazza San Marco. Marco, esatto, che sta sull'angolo e praticamente hanno tolto questo palazzetto. Questo palazzetto l'hanno completamente tolto e, cose che possono succedere forse solo a Roma, lo hanno rimontato da un'altra parte, e cioè dietro a Palazzo Venezia. Quindi avete capito da che punto noi vediamo? Questo, no? Ecco, questo pure è molto bello perché... Ecco, qui si capisce meglio. Questo è il Palazzetto Venezia, quello che è stato buttato giù completamente, che era messo ad angolo rispetto a Palazzo Venezia, e dietro si vede, quella massa bianca che si vede, è l'inizio della costruzione del Vittoriano. E qui c'è una chiesa pure che è stata buttata giù, questa chiesa qua, scusate io mi alzo e faccio, questa chiesa qua si chiama Santa Rita da Cascia o dei Casciani, che stava esattamente dove ora c'è quell'insula dell'Araceli, quella casa romana del secondo secolo d.C., che è stata smontata e rimontata 100 metri, 150 sì, metri più in là. Nell'angolo col Teatro Marcello. Se voi guardate il Teatro Marcello, c'è quella chiesa smontata e ricostruita, proprio come i mattoncini del Lego. E il palazzo non esiste più. Tutto questo palazzo che sta sulla gradinata... Non c'è più perché lì al posto di questo palazzo c'è la schiena del Vittoriano e questa insula, quelle piccole costruzioni medievali che probabilmente stavano dietro la chiesa di Santa Rita. È impressionante quanto anche la via di fronte alla scalinata fosse angusta. I palazzi sono proprio a ridosso, vedete? Era parte di quello che dicevo prima, che dietro Palazzetto Venezia c'era tutto un dedalo di vie. Questa foto molto impressionante. Bello, sì. E questo, vabbè, il Vittoriano in costruzione, ma vedete che a sinistra c'è pure un palazzo che ovviamente ora non c'è più. Vedete come sta incastro con i palazzi, no? Questa è la struttura portante. Praticamente dentro questa struttura c'è il Museo del Risorgimento. Se non siete mai andati, fatevi una passeggiata, vedete un po' di spade di Garibaldi. Qui eravamo storicamente nell'Italia liberale, con tutto il discorso sulla patria che dicevamo, e qui entriamo nell'Italia imperiale. Anche questo è il prima. Questo è il prima. Perché, come vedete, identificato il Campidoglio. Quello lì è il Campidoglio, no? Quel palazzo lì. È Piazza del Campidoglio, quello in basso. Come vedete, fra il Campidoglio e il Colosseo c'era tutto un quartiere. In realtà, quando si parla dei fori, prima di quell'operazione lì, quando si parla del Foro Romano, che è solo questa striscia qua. Il Foro Romano, che era l'unico emerso e visibile. Per il resto, il Foro di Augusto, il Foro di Nerva, che adesso stanno al lato sinistro di Via dei Fori Imperiali, erano tutti... oscurati dalle case, insomma, o parzialmente almeno. Si vedeva la colonna Traiana, che non so se in questa foto si vede, no? Forse. La colonna Traiana? No, c'è in un'altra foto. Perché è più... Non so, forse non te l'ho mandata la colonna. No, quella lì non te l'ho mandata. No, è di qua. È più in là, sì. Comunque questa era proprio zona, e vedete lo stesso al lato del Colosseo è tutto verde. Certo, sì. Assolutamente. Qui forse c'era qualcuno che aveva delle domande sulla zona dei fori imperiali. Giulia?
Vieni qua, se no non ti sentiamo. Quanti danni ha fatto Mussolini durante la visita di Hitler per impressionarlo? Quindi quando ha aperto la strada? Per aprire la strada? Beh, anche questo, diciamo, è argomento di dibattito, perché da una parte, come dicevo prima, l'apertura di Via dei Fori Imperiali, che all'epoca si chiamava Via dell'Impero, perché Mussolini aveva voluto che si chiamasse Via dell'Impero, ha consentito lo scoprimento, il fatto di mostrare a tutti una parte diciamo, dell'area dei fori, cioè il foro di Augusto, il foro di Nerva, il foro di Cesare, che è la parte iniziale, era tutto, diciamo, mischiato alle abitazioni, e quindi quello è sicuramente un fatto positivo. E anche il fatto di poter vedere il Colosseo da Piazza Venezia, che prima non si vedeva. Però è chiaro che questo ha comportato delle distruzioni, perché hanno buttato giù una collina, in questa foto si vede abbastanza bene. Sul lato, al centro della foto, c'è questo taglio qua, qui c'era una collina che veniva più in qua, quasi fin quasi alla Basilica di Massenzio, dove c'erano dei resti antichi, c'erano delle tracce di appunto botteghe dell'età antica, e infatti poi dopo la guerra ci sono stati dibattiti su quanto sia andato perduto, cioè cose che non si potranno mai più sapere, perché lì è stato spazzato via e le tracce del periodo antico sono state portate via. Però anche qui siamo nel campo delle preferenze personali, insomma. A proposito di preferenze personali, lei, studiando queste cose, probabilmente ne ha sentite di tutti i colori, fra cui spostare un palazzo di una quindicina di metri e cose del genere. Nel togliere tutti quegli strati che si sono accumulati sopra i fori, nel momento in cui Mussolini ha deciso di togliere tutto per fare Via dei Fori Imperiali, secondo lei c'era un modo di salvare quegli strati, di rimetterli in mostra da qualche parte? Vale anche qui un po' il discorso che vale per il Tevere, cioè sono tematiche molto complesse, naturalmente. E io, appunto, cioè bisognerebbe essere archeologi per rispondere con competenza, e anche gli archeologi hanno spesso e volentieri pareri discordi su questo, tant'è vero che appunto poi dibattono, discutono, litigano. E certamente in tutto il periodo che va dalla fine dell'Ottocento fino al fascismo non c'è una grande sensibilità e attenzione a non distruggere, a non danneggiare. Questa è una sensibilità più moderna che è venuta maturando negli anni e si è, diciamo, accentuata anche negli ultimi decenni. Cioè riconoscere che anche un ambiente povero, non particolarmente monumentale, sia comunque importante, perché ci dà delle indicazioni, delle notizie fondamentali su come viveva una comunità, una città, e quindi che tutto va rispettato. All'epoca questa sensibilità non c'era, quindi se si decideva di valorizzare un monumento, cioè, come dice Mussolini o Cremonesi, il sindaco, nel momento in cui dice dobbiamo fare pulizia intorno ai monumenti di antica Roma, perché prevaleva l'intento politico, didascalico quasi, far vedere che cosa era stata l'antica Roma. E quindi se qualcosa di, io penso certamente di sì, qualcosa di più si poteva, come no, si poteva salvare certamente. E nell'insieme non mi sentirei di dire che tutto quello che è stato fatto è sbagliato, perché, ripeto, abbiamo comunque il vantaggio di vedere delle cose che prima non vedevamo, insomma. E come si vede bene anche da questa foto, quella, non so se ce l'avete presente, la Torre delle Milizie, quella è quella che si vede scendendo da Largo Magna Napoli per via 4 Novembre. E quello che c'è in mezzo fra questa chiesa qui e la torre è dove c'è adesso, c'è Via dei Fori Imperiali, insomma. Quindi era tutto vuoto, era tutto pieno, ora è tutto vuoto. E quindi sì, forse su questa cosa della sensibilità, anche nel restauro non c'era questa sensibilità di prendere le distanze, no? Intendiamoci, perché poi alcuni scempi sono stati fatti nel Rinascimento, non è che cioè hanno portato via cose, le hanno spostate, insomma. Il restauro forse stava maturando in quegli anni delle posizioni molto più rigorose e scientifiche. Ricordiamo che Cesare Brandi comincia negli anni 30, sì, e poi scrive
Però è un percorso lungo poi che è stato anche soggetto a momenti di revisione. Cioè c'è più l'idea dell'utilizzazione che della conservazione esattamente nelle condizioni originarie, come, no? Sì, com'era, sì, c'è appunto un discorso di un approccio più stilistico, insomma, no? Volto a conservare, a riproporre lo stato originario senza poi gli interventi successivi, altri invece appunto un restauro, quello più diciamo storico, che propendeva a conservare tutte le fasi del monumento. E poi c'è il restauro critico di Brandi, che invece secondo me quella poi è la soluzione che va attuata oggi. Cioè ogni caso presenta delle caratteristiche specifiche che vanno studiate, certo. E quindi bisogna fare delle scelte, quindi qualcosa è più importante storicamente, va salvato, altri magari possono, si può anche decidere di sacrificarle per restituire quell'identità al bene, quindi quell'unità anche di valore estetico e storico del bene. Sono delle scelte, quindi probabilmente in un quartiere così si sarebbe dovuto fare una selezione, no? Di cose che meritavano di essere in qualche modo... Però qui c'è l'imperativo politico, cioè... Ah, sicuramente! Cioè, per vedere... Perché certi problemi sono insolubili. Per vedere il Colosseo da Piazza Venezia, la Collina Velia, bisognava sbancarla, se no... Oggi comunque non si sarebbe fatto, si sarebbe no, magari sicuramente trovato no. Una soluzione... Ecco. Aggiungo che nel progetto originario quella collina che si vede tagliata, che arrivava fin qua, era destinata a costituire un punto di osservazione sui fori, cioè ci doveva essere una scala che saliva e quindi noi oggi avremmo la possibilità di salire su questa collina e dominare i fori dalla collina, che insomma non sarebbe stato niente di male. Che è poi la soluzione che hanno operato alle spalle del Campidoglio in realtà. Perché alle spalle del Campidoglio hanno fatto questa scala, certo. Questa strada e scala. Beh, ci mancava solo che volessero spianare il Campidoglio. Sì, appunto. No, ma per dare questo punto di osservazione. Però vi assicuro che alcune cose che oggi sembrano impensabili, lì erano, all'epoca erano state progettate, per esempio nell'Ottocento era stato progettato l'interramento dell'isola Tiberina. Per favorire lo scorrimento delle acque si era detto spostiamo il fiume tutto di là, interriamo l'isola Tiberina in modo che non c'è più questo ostacolo allo scorrimento del fiume che lo fa innalzare. Poi fortunatamente il mondo della cultura insorse e disse no, adesso gli ingegneri li mettiamo un attimo da parte e ci presenteranno un altro progetto, intanto l'isola di Brina la conserviamo. Quindi sì, questa è anche l'impostazione positivista di esatto, quegli anni, certo, in sì, cui sì. Appunto la scienza è l'unico criterio di valutazione della realtà. Esattamente. Altre domande sui fori? Ma no, ma sono libere anche. Sì. Sì. Sì, è una soluzione fra le molte possibili, chiaramente, e chiaramente ogni soluzione poi sacrifica qualcosa. Sì, sotto c'è sicuramente dall'altro, perché tant'è vero che poi sui lati si vede che le rovine sono a un livello più basso, no? Perché il quartiere era stato costruito, rialzato nel Cinquecento per un problema di umidità e di condensazione d'acqua, perché sì, lì tra l'altro passano anche dei camminamenti, cioè dei passaggi sotto via dei Fori Imperiali che collegano una parte all'altra dei fori. Credo che c'è anche una discussione proprio in questo momento sì, su questa cosa. No, decennale. Sì, in questo momento, nel senso, ancora oggi. Per insomma. Tornare alla domanda fatta prima su via della Conciliazione, è sintomatico dell'imbarazzo del mondo della cultura accademica, anche degli architetti e degli urbanisti, il fatto che c'era un consiglio superiore dell'architettura che doveva valutare queste cose qua, che si riunì, decise di riunirsi solo quando l'operazione di demolizione era stata già fatta, perché la decisione era di Mussolini e nessuno aveva il coraggio di opporsi, anche quelli che dal punto di vista così culturale, scientifico, avevano mille perplessità e le avevano anche manifestate, però bisogna sapere che specialmente negli stati totalitari la politica prevale su tutto.
quindi c'è poco da fare. E ne abbiamo esempi nel presente. Nel presente, figuriamoci se quelli si preoccupano di salvaguardare i monumenti. Insomma. Altre domande sui fori? Ci sono altre osservazioni sui fori? Una domanda la vorrei fare io, ma siete mai andati ai fori? Sì? Già è qualcosa. Ma la scuola ce l'ha mai portati? Sì, ai fori sì. Fuori sono nonostante la pandemia. Che il progetto di creare un grande parco archeologico non sia del tutto tramontato, chiudendo proprio via dei fori imperiali, no? No, credo che... A un certo punto con l'aggiunta di... Marino? No, sì, sembravamo prossimi. Era, diciamo, stato ripreso un vecchio progetto che risale addirittura ai tempi di Cederna, qui si era molto parlato del Parco della Pia Antica. Esatto, quindi creare un'unica area archeologica senza passaggio di auto, quindi sì, un parco pedonale. Sì, beh, ma in parte è stata pedonalizzata, perché fino a pochi anni fa ci si passava con la macchina in tutti e due i sensi. Quindi. Sì, quindi un pochino ci siamo avvicinati a quell'idea. Allora, altre domande? So che ce n'erano diverse. Aspettate perché... Che l'abbiamo fatta? A mezzogiorno. Dimmi, Edoardo. Merito al ghetto. Okay. Sì. Adesso Claudio ci fa vedere magari qualche foto del ghetto, se volete, perché c'è una domanda sul ghetto. Okay, sì, molte domande erano sul ghetto. Allora, vediamo... Questa pure è una bellissima foto, secondo me, che ci fa capire, perché anche sul ghetto veramente non è semplicissimo visualizzare. Questa foto è diciamo, di quella che all'epoca si chiamava Via di Pescheria, ed era un pezzo di quella che oggi si chiama Via del Portico d'Ottavia. Non so se avete presente la zona, c'è il portico che sta, diciamo, più in questa direzione rispetto alla foto, e poi cominciavano questi archi dove c'era il mercato, si chiamava Via di Pescheria perché nei secoli ci si era sempre tenuto il mercato del pesce, infatti quelle piattaforme che si vedono di pietra sono dove si veniva esposto e venduto il pesce. La chiesa del ghetto si chiama della... il tempio è quello sempre legato al pesce, no? La piazza, tutta la piazza è tutta legata... Questo... Esattamente, infatti c'è la Via di Pescheria, ma Pescheria, quello che è interessante Sant'Angelo. Dire è che qui non siamo nel ghetto, qui siamo fuori del ghetto, perché il ghetto era qua, quindi questo a testimonianza di quanto fosse piccolo il ghetto. Noi adesso quando diciamo l'area del vecchio ghetto intendiamo un'area abbastanza estesa, ma il ghetto era piccolissimo ed era da quel punto che ho indicato prima fino al Tevere in larghezza, e in lunghezza era da Palazzo Cenci fino a Ponte Quattro Capi, quindi era un fazzoletto di terreno grande 3 ettari dove diciamo c'era un fortissimo affollamento. Ecco, la domanda qual era sul ghetto? Qual era la domanda sul ghetto? Scusa, io non ho sentito bene. Vieni qua, dai. Cioè, non siate timidi. Cioè, ho capito per quale motivo è stato istituito il ghetto? No. No. Forse rispetto alla zona. O è stato demolito? Dico, no, per quale motivo, volevo sapere da lei, se secondo lei ci sia un motivo preciso, per quale motivo il ghetto è stato costruito, edificato in vicinanza del polo non soltanto commerciale ma politico poi alla fine in generale, che sarebbe Piazza Venezia. Dunque, il ghetto è stato costruito lì perché lì c'era già un insediamento ebraico, fondamentalmente. Ebrei fin dai tempi, gli ebrei di Roma fin dai tempi antichi, perché c'è questa comunità ebraica di Roma, è veramente molto antica, è la più antica comunità della diaspora ebraica fra quelle ancora esistenti, e quindi c'è un insediamento ebraico fin dall'antichità. Addirittura pensate 200
avanti Cristo circa, più o meno. Si hanno le prime tracce, poi non sappiamo quanto questa presenza sia stata sempre continua, ma presumibilmente lo è stata. E si risulta una traccia della presenza ebraica a Trastevere. Poi però nel corso dei secoli, specialmente dopo l'anno 1000, si è visto che ci sono tracce di uno spostamento della comunità ebraica da Trastevere verso il quartiere Sant'Angelo, che è poi quello dove è stato costruito il ghetto, tant'è che Ponte Quattro Capi, quello che collega il ghetto con l'isola di Benina, si chiama, era definito Pons Iudeorum, cioè Ponte degli Ebrei, nelle carte dell'epoca. E il grosso della popolazione nel 1500 era, della popolazione ebraica, era lì, nell'area, tant'è vero che c'era una piazza, si chiamava già Piazza Giudea, e quindi era già identificata così. E quindi quando il Papa Paolo IV decise di chiudere gli ebrei nel ghetto e di mettere le mura intorno a questo quartiere, lo fece lì dove erano insediati. Quindi questa è la motivazione per cui il ghetto è stato fatto proprio lì. Insomma, non c'è una motivazione diversa. Quindi non sarebbe stato, dico, più semplice nel caso inviare e trasferire gli ebrei, insomma, ghettizzati in posti distanti da... Questa è la domanda. Cioè, più distanti da cosa? Dal centro di Roma? Sì. Ma non c'era nessun motivo per trasferirli diciamo, distanti dal centro. Voi dovete poi pensare che adesso noi consideriamo il centro come l'area nobile della città, ma all'epoca non era così. Era, anche perché l'abitato era molto contenuto rispetto a... Cioè non c'era una vera periferia. Sì, forse Testaccio poteva essere considerato un po' periferico, ma... Era, e poi forse il centro della città era più verso Via del Corso, sì, nel 500 probabilmente Via del Corso era già più importante della parte del ghetto. Poi comunque il ghetto, dici? Ah, forse. Beh, c'era allora... il Campidoglio, non si può dire che fosse periferia, però diciamo che il ghetto nasce da esigenze di tipo politico e religioso della Chiesa. E non c'era il tentativo, non c'era il bisogno di emarginare gli ebrei, c'era il bisogno di controllarli, di in qualche modo sottolinearne la sudditanza, la inferiorità rispetto agli altri cittadini, limitarne i movimenti, perché la cosa importante per la Chiesa era che gli ebrei non avessero troppa dimestichezza con i cristiani, fondamentalmente. La separazione, la logica era la separazione. La separazione... chiaramente diventa discriminazione. Con però... la sottolineatura del fatto che erano cittadini di serie B, diciamo, non erano, non avevano gli stessi diritti, diciamo, degli altri cittadini. Contenere, circoscrivere, evitare che ci fossero troppi scambi fra le due popolazioni e che ci fosse, ogni tanto, diciamo, si affaccia forse anche qualche timore di proselitismo ebraico, perfino, cioè la Chiesa, non dimenticate che la Chiesa era... una chiesa profondamente scossa dalla riforma protestante, quindi c'è un po' un tentativo di rivincita un po' della chiesa, e siccome gli ebrei erano considerati storicamente, fin dall'antichità ancora, non riesco a togliere la suoneria dal suo telefonino, non so come mai. No, io la levo, solo per... Allora, appunto, come diceva giustamente, il quartiere siriaco ebraico era dove adesso è Trastevere. Il primo, questo il primo, dell'antichità. Poi ci sono spostati un po'. Che è correlato all'uso appunto del Tevere per la viabilità del fiume. Cioè il fiume era usato anche per il commercio fino alla foce. Questo e dall'altra parte c'era la strada, la Portuense appunto, e quindi il quartiere siriaco ebraico si chiama così perché c'era appunto questa compresenza di probabilmente persone che facevano da ponte tra i commerci romani. Possibile. In ogni caso era un territorio fuori dalla città, perché noi pensiamo alla città come oggi, ma la città non è come oggi, cioè sia Trastevere che il Vaticano, certo, sono fuori dalla città, periferici, perché l'insediamento storico della città di Roma è tutto al di qua del fiume, diciamo sulla sinistra. Cioè noi siamo vedendo, fuori da Roma. Tanto cominciamo a dire che ragionando sul fiume i riferimenti si prendono sempre nella direzione della corrente del fiume che scorre da nord verso sud. Sì, da Piazza del Popolo in giù. Quindi l'insediamento storico della città di Roma
è sulla riva sinistra. Quindi l'insediamento nell'Ansa del Tevere, che appunto è il nucleo storico dell'antica Roma, dove ci sono i fori, dove c'è poi tutta la parte Campo Marzio, tutta quella parte di là. La parte al di là del fiume, nell'antichità più lontana, era considerata addirittura fuori dalla città. Sì, addirittura ho trovato, diciamo, qualche libro in cui si spiega che nelle tavole, le famose tavole, si dice che un debitore può essere venduto come schiavo solo se si trova al di là del fiume, perché quelli che stanno al di qua del fiume sono romani e hanno diritto, diciamo, alla tutela della loro libertà personale. Quindi in un tempo molto antico l'area al di là del fiume era considerata un po' selvaggia, che, diciamo, le prime tribù, diciamo, gli primi insediamenti romani si scontravano alle volte con le tribù che stavano di là. Poi, andando avanti, è rimasta come area periferica e insediata solo parzialmente, perché l'unico vero quartiere al di là del fiume è Trastevere. Poi il Vaticano, sì, si popola nel corso del tempo con un piccolo insediamento che è poi Borgo. Siamo appunto a servizio della ebrei vengono... e alle spalle del Vaticano non c'è niente, spalle del Vaticano non c'è nulla, ma nemmeno più a nord, dove ora c'è il quartiere Mazzini, Piazza Mazzini, non c'era assolutamente nulla. Quindi gli ebrei si insediano, per ragioni che non sappiamo, nell'antichità grosso modo a Trastevere, e poi leggermente si spostano al di qua del fiume, subito dopo il fiume, dopo l'isola Tiberina, in questo quartiere Sant'Angelo. Probabilmente perché c'era anche solo quel ponte, perché l'altro ponte è Ponte Sisto. No, Ponte Sisto non c'era. Ponte 1500 è del XV secolo. Fine 500. Fine 400. Fine 400. Quindi è anche l'unico punto in cui si può passare facilmente da una parte all'altra. Quando il Papa decide di chiuderli, sarebbe stato molto complicato spostarli, ovviamente, e non ci sarebbe stato nessun motivo. Decide di recintare il quartiere dove vivono e di dire, da adesso in poi, anche quelli che vivono fuori devono stare qua dentro. Esatto, c'era poi anche un altro ghetto nel cuore di Roma, proprio nel centro, chiamiamolo ghetto, insomma, un'area che poi, nella seconda metà del Cinquecento, il Papa, mi sembra Paolo IV, decide di circoscrivere l'ortaccio, no? Cioè il luogo dove vivevano le prostitute, dove dovevano rientrare entro una certa ora, quindi probabilmente viene scelto quello perché già era il luogo dove vivevano prevalentemente Mi pare che fosse sulla destra di via, di via del Corso, no? Tra via di Ripetta San Lorenzo e Lucina, via della Scrofa, quella zona lì, vicino a... Questo era l'edificio delle Cinque Scuole. Esatto. Ok, altre domande? Sul ghetto, coraggio. Io faccio scorrere un attimo le immagini, vedete, questo è il bordo. Questo vi fa proprio vedere com'era strapiombo sul fiume, perché uno dei confini era il fiume, appunto, di fatto, no? Uno dei lati, o no? Di via finiva lì. C'era una via che si chiamava via della Fiumara, perché lì si inondava regolarmente, anche quando non c'era una vera e propria inondazione, insomma. No, io in realtà volevo chiederle più in riferimento anche alla storia, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, e se e come è cambiata la struttura anche architettonica proprio del ghetto quando venne utilizzato proprio come scopo, diciamo, di segregazione, di ghettizzazione proprio degli ebrei. E se ad oggi, diciamo, ci sono sia monumenti moderni oppure resti, che, a parte per esempio le pietre d'inciampo, che ci ricordano, diciamo, quel momento storico. Allora, aspetta, perché io non, col fatto che si parla con la mascherina non ho sentito benissimo. Allora, tu vuoi dire, vuoi sapere come è cambiata la struttura del ghetto dopo la Seconda Guerra Mondiale? Sì, dopo, durante, nel senso sì. No, dal punto di vista urbanistico lì non è successo nulla. È successo qualcosa in tempi abbastanza recenti, quando il quartiere è stato, cioè recenti, 20-30 anni fa, quando il quartiere è stato riqualificato, e diciamo anche quella vita che c'è oggi, i ristoranti, le cose qui, sono frutto anche un po' della riqualificazione del quartiere. Durante l'occupazione nazista, non è successo nulla, perché i nazisti non si sono messi certo a buttare giù le case, semplicemente hanno deportato gli ebrei, che ancora dopo 50 anni, 60 anni dall'abolizione del ghetto, una parte ancora vive nel quartiere. Perché, e questo poi, diciamo, è un discorso, se vogliamo, più ampio,
come vedete da questa foto, quello che era il ghetto è stato completamente raso al suolo dalle amministrazioni liberali negli anni 80 dell'Ottocento, perché era un quartiere malsano, molto umido, le case erano vecchie, diroccate, ed erano molto alte perché l'aumento della popolazione, non potendo espandersi, diciamo, ai lati, si espandeva mettendo piani superiori alle case, quindi era un quartiere in cui c'era poca acqua e poca luce. E poi anche un po' dal punto di vista simbolico, le amministrazioni liberali volevano liberarsi di questa eredità che era considerata più oscurantista dello Stato Pontificio, e quindi il quartiere è stato raso al suolo e poi è stato ricostruito come lo vediamo oggi. E molti ebrei ci sono tornati perché nel frattempo era stato costruito quel tempio che si vede nella foto, questo qua, che c'è ancora, che è il tempio, la sinagoga, il Tempio Maggiore di Roma, che è stato costruito nel 1904 e quindi era ridiventato il centro della vita ebraica di Roma. Quindi molti ebrei erano tornati nella zona, e quindi quando poi il 16 ottobre 1943 i nazisti hanno fatto il loro rassellamento, hanno cominciato da lì. Poi diciamo, lo hanno fatto anche nel resto della città, perché molti ebrei fatto nel resto della città, appunto. Molti ebrei vivevano fuori da quell'area lì, però c'era una forte concentrazione in quell'area lì e l'hanno, diciamo, li hanno rastrellati lì e portati poi via ad Auschwitz. Insomma. Calcolate che appunto le famose pietre d'inciampo, se ecco, passeggiate per Monteverde Vecchio, ce ne sono tantissime. Roma, lì ce ne sono chiaramente di più, perché la maggior parte degli ebrei sono stati presi là, che vivevano là. Insomma. Se avete visto quel film documentario, diciamo, fatto benissimo, Memoria di Gabbai, si raccontano per esempio proprio, purtroppo persone che non ci sono più, ma che raccontano come in quelle strade, non so, c'è stato quel momento di rastrellamento, quel luogo preciso di raccolta delle persone. Non a caso quella piazzetta che c'è praticamente alle spalle del tempio, si chiama, proprio alle spalle del tempio, si chiama 16 ottobre sì, 43. Lì diciamo, nell'avvallamento che c'è verso il Teatro Marcello, lì c'erano messi camion dei tedeschi che caricavano le persone. E poi un'altra cosa volevo chiedere, cioè, anche un po' accennato adesso rispondendomi, però tipo ad oggi è anche uno dei quartieri, insieme a Trastevere, un po' tutta quella parte lì, uno dei quartieri più, cioè, non nobili, però dei quartieri più in, diciamo, di Roma. E più specie, più anche caratteristici. Esatto, quali sono stati magari i lavori che sono stati fatti, appunto, già un po' accennato, però proprio per renderli, cioè partendo dai quartieri proprio in cui la gente viveva ammassata e in condizioni, diciamo, abbastanza disastrose, erano quartieri popolari, insomma, così, ad essere uno dei quartieri più, diciamo, caratteristici e ricchi. Beh, e diciamo, il quartiere, come dicevo, è stato riqualificato negli anni 30 con dei lavori pubblici che lo hanno proprio un po' rimesso a nuovo, insomma. Sì, questa era la struttura precedente, diciamo, no? Questa era dove c'è Piazza delle Cinque Scuole, adesso c'era questo edificio che erano le cinque sinagoghe per i cinque riti diversi che erano seguiti. Con presenti a Roma. Forse considerato in da voi perché è al centro. Non è particolarmente in, è un quartiere del centro. Ora, cioè adesso voi vedete molti, per esempio, c'è Campo di Fiori che sta a 500 metri. Non è meno in, diciamo, del ghetto, esatto. Più o meno, certo, vivere là, avere una casa là oggi ha un grande valore, perché nel frattempo il centro storico si è rivalutato moltissimo, insomma. Come molto, no, come molta anche, parte del centro storico di Roma. Anche, diciamo, quando noi avevamo la loro età, cioè parliamo di 40 anni fa, assolutamente non era un luogo di ritrovo la piazza del Portico d'Ottavia. No, io mi ricordo che c'erano appunto magari le sedie con gli anziani, sì, davanti alla scuola, no? Proprio, cioè, era quasi appunto uno dei quartieri popolari in cui ancora a Roma, quando noi eravamo giovani, c'era questo uso degli anziani di mettersi fuori con le sedie fuori. Oggi noi andiamo dal ristorante. Perché lì c'è stato un fenomeno interessante, che è quello della esplosione della cucina tipica ebraico-romana, che è un fenomeno interessante sia dal punto di vista culturale ma anche commerciale, ovviamente, certo, perché poi molti turisti ci vanno a mangiare. Gli ha dato un po' un senso nuovo
dal punto di vista anche economico al quartiere, perché un tempo era più legato alle vecchie attività economiche della comunità ebraica, che erano il commercio dei tessuti, il commercio dell'abbigliamento, c'erano delle botteghe, dei magazzini. Dove adesso ci sono i ristoranti, io mi ricordo che c'erano i commercianti di elettrodomestici, i commercianti di tessuti, esatto, i commercianti di stoviglie. Di stoviglie, sì, sì, infatti. Sì, ancora su, c'era qualche altra domanda su... Io mi chiedevo proprio... Parla forte, se no io non ti sento. Perché l'attività tessile era il cuore, componeva il cuore dell'economia. Perché sì, era proprio... una buona domanda. Perché... Hai finito? O vuoi dire qualcosa? No, fai pure la seconda. Perché agli ebrei non era concesso di comprare le case? Ah sì, l'avevo vista questa qui pure. Anche questa è interessante. Ma la domanda sul commercio dei tessuti ha una risposta abbastanza semplice. Cioè, al momento dell'istituzione del ghetto, nel 1555, agli ebrei vennero proibite moltissime attività. E alcune delle quali poi sono state riammesse negli anni successivi, ma poi di nuovo rieliminate, a seconda del fatto che ci fosse un papa più o meno tollerante al governo di Roma, dello Stato Pontificio. E l'unica attività che è sempre stata consentita senza alcuna limitazione, senza alcun dubbio, era il commercio degli stracci, degli oggetti usati, che probabilmente questo derivava in parte dal fatto che era un'attività considerata vile, insomma, in qualche modo, di basso livello e quindi gli veniva consentita più agevolmente, e forse anche dal fatto che gli ebrei erano già allora, diciamo, concentrati nelle attività del commercio dei tessuti. Ho letto anni fa, diciamo, vedendo altre situazioni, che un po' in tutto il Mediterraneo era un'attività abbastanza ebraica, non solo ovviamente, ma gli ebrei erano specializzati anche, non so, nella concia delle pelli, per esempio, un'attività che gli ebrei provenienti dalla Spagna, che come forse sapete da cui erano stati cacciati nel 1492, si sono un po' sparsi nel Mediterraneo, facevano queste attività che probabilmente erano più praticabili per gente che magari arrivava da fuori e si insediava e poi magari si doveva spostare dopo qualche decennio, non richiedeva una particolare stabilità, commerciavano, compravano, vendevano, e quindi il commercio dei tessuti è sempre stata un'attività abbastanza tipica degli ebrei, e in particolare dopo l'istituzione del ghetto, siccome le altre attività erano qualche volta consentite, qualche volta no, la popolazione si è concentrata in quelle che sicuramente erano consentite, e il traffico, il commercio dei tessuti, e in particolare degli abiti da rammendare, dei tessuti da rammendare, è diventata una specializzazione. Quindi, come succede nel corso della storia, quando si solidifica una tradizione, una consuetudine, poi magari gli altri non si affacciano nemmeno, sanno che c'è quello che è specializzato e lo lasciano fare a lui. Quindi nel corso dei secoli gli ebrei di Roma in particolare si sono specializzati in questo lavoro dei tessuti, in particolare del rammendo e della riutilizzazione dei tessuti vecchi, che poi era una cosa che un po' che esisteva in tutte le città, perché noi adesso viviamo in una società in cui ciò che è vecchio si butta e si compra una cosa nuova, ma il rigattiere aveva era una figura familiare di grande in tutte le città del mondo, perché prima di buttare una cosa ci si pensava 100 volte, perché avevamo meno ricchezza, meno libertà di sostituirla. E quindi i calzolai, i ciabattini, ma i rigattieri in particolare, cioè questi ebrei andavano in giro la mattina, che poi appunto non avendo molte altre possibilità dal punto di vista professionale, andavano in giro la mattina a vedere se c'era gente che voleva liberarsi di vecchi oggetti per 4 soldi, loro li riadattavano e poi li rivendevano a un prezzo chiaramente superiore. Quindi questo è un po' il motivo che si può individuare. L'altra cosa non mi ricordo cos'era. Ah, le case, giustamente. E questo bisognerebbe chiederlo a Paolo IV, veramente, perché io penso che fosse fondamentalmente una sottolineatura del ruolo subordinato che gli ebrei dovevano avere nella società.
perché la proprietà terriera, innanzitutto, prima ancora delle case, cioè questo viene dalla proprietà terriera, agli ebrei era che il vero potere, il vero, la vera ricchezza in quell'epoca lì era la proprietà terriera, cioè le famiglie, le grandi famiglie nobili di Roma erano, avevano tutte la loro proprietà terriera, dove producevano prodotti agricoli e quindi avevano la cosa più preziosa che poteva esserci in quella società. Agli ebrei la proprietà dei terreni era stata inibita e credo per estensione anche la proprietà delle case. Qui c'è un risvolto forse interessante che vale la pena di raccontare, perché i papi erano, cioè la legislazione era un po' contraddittoria, i papi volevano che gli ebrei stessero sotto, diciamo, il dominio dei non ebrei, però poi si preoccupavano anche che questo non desse vita, sapendo che poi la natura umana è quella che non desse vita a forme di sfruttamento e di oppressione eccessive. E quindi, siccome sapevano che gli ebrei dovevano vivere nel ghetto, ma non potevano comprare le case, misero una misura che impediva ai proprietari non ebrei di sfruttarli eccessivamente con affitti troppo elevati. E quindi stabilirono un diritto che si chiamava allora ius di Gazzagà, erano l'insieme di due parole, ius che è il latino diritto, Gazzagà viene da una parola ebraica che in ebraico si dice hatzaha e che vuol dire possesso, e quindi fecero sì che i contratti di affitto divennero quasi una forma di proprietà, per cui il proprietario non poteva sfrattare l'inquilino o chiedergli, diciamo, degli aumenti esorbitanti di prezzo, e l'inquilino era talmente sicuro del suo diritto di stare là che poteva addirittura trasmettere in eredità il contratto di affitto. E questo, vabbè, è una delle conseguenze di questa proibizione agli ebrei, che però è una ragione specifica che non sia stata mai data. Non credo che... Sì, cioè, diciamo, un misto di cose religiose e politiche che genera questo, di fatto, questa... perché gli ebrei non erano cittadini a pieno titolo, erano sì, una comunità straniera che veniva ospitata temporaneamente, anche se poi questo temporaneamente, diciamo, si è prolungato per molti secoli. E purtroppo anche quando sono diventati cittadini, poi a un certo punto è arrivato un signore che ha detto che non lo erano più. Quello è stato veramente imprevisto, esatto. Da tutti i punti di vista. Gli ebrei non se lo sarebbero mai aspettato. Che è stato un altro discorso molto interessante. Nel 1870, quando appunto iniziò questa trasformazione di cui abbiamo parlato finora, iniziò anche per gli ebrei una storia nuova, perché fino al 1870 loro stavano nel ghetto. Lo Stato italiano li ha emancipati, ha detto da domani voi siete cittadini. A tutti gli effetti, come tutti gli altri, generando una passione, un attaccamento allo Stato italiano pure, che era molto, veramente molto sentito, e che è un po' un paradosso, perché gli ebrei erano forse più attaccati ai valori della patria nazionale, molto più forse dei loro concittadini non ebrei. Però poi è arrivato il fascismo, ha fatto quello che ha fatto. C'è stata una mostra tre anni fa mi sembra, proprio sugli ebrei nella Prima Guerra Mondiale. Esatto, sì, perché dimostrava esattamente questa... Bene, io direi che chiudiamo qui. Vedete che la guida è inutile, ma è come macchina del tempo, è molto utile. E a questo punto vi dico un'ultima cosa solo, che dovrebbe stimolarvi a una qualità di rapporto tra di voi. Cioè, questo signore è un mio compagno di classe e a settembre facciamo 50 anni dal quarto ginnasio. È vero, dobbiamo fare una grande festa. Quindi vedete che se si ha una bella esperienza nel liceo si può durare anche tutta la vita. Sì, posso aggiungere una cosa: se vi capita di andare in giro per Roma, chiedetevi, quando vedete un posto, che storia c'ha, perché questo ve lo fa rimanere un po' più nel cuore. Io penso che questo è questa commistione fra l'osservazione dei luoghi e la conoscenza della loro storia vi consente di acquisire un po' il senso, diciamo, dei luoghi che frequentate. Questo per Roma poi è valido particolarmente. Grazie davvero, grazie Stefano, grazie professoressa, grazie a tutti voi.
quinto D può rientrare e gli altri possono andare praticamente.